eccola lì, rimasta la spia che nessun camperista vorrebbe mai vedere, in realtà nessun automobilista. Far controllare motore, allora da ieri siamo così, stavamo vedendo ad Olbia che si è accesa questa magica spia. Adesso stiamo andando in un centro Fiat qui sperando che ce lo prendano subito, vediamo quello che è. Forse sarà il famoso filtro antiparticolato. Vediamo un attimo che ci dice. Officina. Però farà. Da notare che sono le 8:30 del mattino, cioè, già pronte, mai, già sedute. Mai alzate. Non capita mai, neanche per i trekking, mai. Vabbè, andiamo, vi aggiorniamo. Castello di Pedres. Siamo sempre a Olbia. Il castello è di epoca medievale e apparteneva al giudicato di Gallura. Poi successivamente fu utilizzato dai pisani per contrastare l'invasione degli aragonesi. Ora siamo alla tomba dei giganti. Dei giganti? Dei giganti, che si chiama su Monte Sabe. Allora, le tombe dei giganti sono monumenti funerari dell'età nuragica. Prima era praticamente fatto così. Erano sepolcri collettivi. Questa era l'esedra, che praticamente era uno spazio semicircolare delimitato da questi lastroni posti verticalmente, e qui venivano fatte le offerte per i defunti. E poi c'era il corridoio dove venivano proprio le sepolture, che è questo qua. Sembra che per fare le sepolture venivano tolte le piastre superiori, quindi la sepoltura veniva fatta dall'alto.
Giorgia è alle prese con la panca. Con la panca. Per prendere la amata panca. La tovaglia. Tovaglia non so dove sia. Ah, ecco. No. Abbiamo trovato un posticino. Non c'è nessuno ancora, oh. Proprio nessuno. Qui, davanti al mare. Siamo a... spiaggia di Poltumaggio. Calavitella. Bene. Abbiamo ziato abbastanza. Sono le 7 di sera. No, abbiamo letto, montato un video e pubblicato un video. Adesso usciamo a fare una passeggiata, visto che le temperature si sono abbassate, si sta benissimo. Sì. Andiamo alla scoperta di questo posticino. Nel mentre sono, un po' sono arrivate altre persone, nel mentre. A Grimaldi. Ci saranno altri turisti lì dentro? Si vede un po' l'isola di Tavolara.